Eccoci ragazzi, state a sentire, voi che siete miei amici followers e che mi seguite in tanti e che siete iscritti al mio canale. In questo videogioco Keo the Kangaroo, visto che siamo su Keopedia, vi voglio spiegare tutti i personaggi. Dobbiamo parlarvi di tutti gli amici. Finora siamo andati bene perché abbiamo già recensito la prima parte e la seconda parte. Ora non perdiamo tempo e facciamo subito la terza parte. Vi parlerò di Shimmy la scimmia. Nato nella giungla famelica, ma un vero cittadino del mondo, Shimmy è un personaggio dalla doppia personalità, quella dell'allegro venditore e quella dell'antagonista principale, il guerriero eterno. È facile intuire quale sia la sua personalità acquisita e perché sia capitato proprio a lui. Discende da una famiglia di coraggiose scimmie guerriere della giungla famelica e sin da piccolo sognava di diventarlo a sua volta. Intraprese l'addestramento di Jaya Baya, ma la dura realtà era che le sue doti non erano all'altezza e il suo mentore non era affatto paziente, né tantomeno comprensivo, per cui gli consigliò di dedicarsi ad altro, dal momento che non avrebbe mai avuto la stoffa per essere un guerriero. Shimmy diventò la pecora nera della famiglia, ma non si perse d'animo e provò a iscriversi ad altre scuole, che puntualmente lo bocciarono. Il suo cuore iniziò ad adombrarsi e decise di mascherare il suo dolore dietro il sorriso di un giullare. Il tizio simpatico con la battuta, sempre pronta e sempre ironico, per cui nessuno lo prese mai sul serio. Tuttavia, questo suo nuovo modo d'essere impressionò positivamente Jaya Baya, che lo prese sotto la sua ala, garantendogli così accesso a qualsiasi luogo della giungla e a tutti i suoi segreti, che decise ovviamente di usare per vendicarsi, ed è così che nacque l'idea del guerriero eterno. Ora per concludere passiamo all'anziana. La sua età è comparabile a quella della montagna su cui vive, ma non c'è anima viva che non sia a conoscenza delle sue incredibili doti. L'anziana era una formidabile lottatrice, forse tra le più forti al mondo, che però decise di dedicarsi interamente alla gestione del suo centro SPA e benessere dopo aver stretto un patto con il guerriero eterno. La sua colpa fu quella di credere che i cristalli avrebbero potuto giovare alle nuove generazioni di lottatori più dei classici addestramenti. Ciononostante, chiunque osi farle notare la sua scelta discutibile farà meglio a prepararsi a ricevere una sonora dose di calci. L'anziana non è disposta a piegare il proprio orgoglio e accettare le critiche, e pur sostenendo di credere nella sintonia tra natura e creature viventi e nello scontro come forma di ascesa verso l'armonia e l'automiglioramento, probabilmente è solo in cerca di un pretesto per attaccare briga. Bene, è finita la terza parte. Ringraziate Gabri Costa che vi ha spiegato i personaggi di Keo the Kangaroo. In questi video vi ho spiegato gli amici, ma nei prossimi video vi spiegherò i nemici. Arrivederci a tutti.